Io inizio con Sanctum e gioco una carta. Cioè quello che dà più due di forza, forza. Sul fianco. Anco. Anzi, ma direi. Allora, Logos, ologrammofono, creo un'ambra. Poi gioco unità Candaela, per chi non la conoscesse, dopo che una creatura nemica ha raccolto pesca una carta, azione cattura 1, è un 5-1 e un ingegnere sanitario, pericolo 1, raccolto scarto una carta dalla tua mano. Ok. E termino un turno così. Io gioco luce accecante e stordisco Tiroros, va bene. Il sergente. Ogni volta che tu raccogli, poi cattura. E poi gioco questo. Sir Maravis si chiama. Verità affascinante. Faccio un Ember, giusto? Stordisce ogni creatura nemica. Non su, che non si trova sul campo. Ok. Vai pure. Sì. Tocca a lei. Che c'è? Vediamo quando ci metti ad accorgertene. Bravo. Federazione orbitale. Federazione orbitale? Sì, non è vero però. Comandante Chan, combattimento raccolto usa una creatura amica. Poi, traduttore universale. Combattimento raccolto usa una creatura non federazione. Ah, così farà. Sì, così lo fa doppio. Esatto. Folgoramento, infliggo un danno per ogni creatura, per ogni casa rappresentata tra le creature in gioco. Il che vuol dire 3 danni, cioè 1. Un danno. Ma farmi un'ambra. Ok. E termino così tranquillissimo. Allora, io dichiaro ombra. Il Centurolex. Il Centurolex, numero 1, tieni. Grazie. Gioco il maglio, carica nella linea, e su di lei lo shuriken, faccio un danno qui, un danno qui per e tizio. Un danno lì, tenebris, e ti attivo la prima del mazzo, diventa mia. La figlia è sua, per chi non conoscesse la figlia è illusione ed riesco una carta in più grazie alla figlia, che va di pure. Sauriani, Pirale Dorato, azione, esalta una creatura amica, ripristina quella creatura e usala. Poi gioco il mio buon Odok il Patrizio. Gioco cattura 1, mentre se c'è un'ambra su di lui, avversario non può rubare. Legato Triceriano, sì. Gioco protegge una creatura con provocazione. Non avevo dubbi che proteggesse. E il legato Raptor, che ha combattimento, può esaltare il legato Raptor, se lo fai ripristina una creatura amica e usa. Termino e pesco. Giochi Lodos, gioco coso. Come si chiama? È il professore. Il professor Coso. Elusione è l'altro che archivia ogni volta che. Archivo uno all'inizio del turno. Gioco di Espion. E quando viene distrutto, archiva la prima del mazzo e lei stessa. Ok. E poi, dato che ho dichiarato Logos, io coglierei. E poi faccio l'ambra con la figlia che mi ha donato Jack. Non te l'ho donata, me l'hai presa. Ti siamo donata, dai, sempre su una carta in più. Gioco Federazione Stellare. Sì. Terra inesplorata, colloco 6 della riserva comune su di essa. Ogni creatura Federazione Stellare ha raccolto, sposta uno da lì alla riserva. Quindi è come se fosse un più due per fare. Bravissimo. Ah, hai pescato per lei? No, non ho pescato. Vadi. Per sempre Federazione Stellare, Comandante Chan. Sì, quindi. Attacco la figlia. Attacchi la figlia, non succede nulla. Quindi. Non succede nulla, però a combattimento posso utilizzare due creature amiche. Non essere fatto prendere. Combattimento raccolto. Sì. E si attiva due volte perché c'è scritto due volte. Allora parliamone. Legato Raptor. Ah, ti piace troppo il tosco. Legato Raptor è il primo che ripristino e utilizzo. Attacco lì. Va bene. Muore. Torna nel mio cimitero. Perché mi faccio i miei due danni. Ma lo esalto. Quindi diventa cattivo, no? No. Lo esalto e gli inserisco sopra una. Un danno ambretta, un danno, mi scusi, mi ho dimenticato l'armatura. Un danno e posso ripristinare una creatura ed utilizzarla. Scelgo io, ripristino comandante, però prima devo finire il suo effetto, quindi utilizzare la seconda creatura. Poi ripristino e uso, di nuovo. Te lo uso per raccogliere. Una va su lui e da questa invece lo posso spostare alla mia riserva. Sì. Posso utilizzare due creature, una è lui, lo vestunno. Uno è il triceratopone e attacco questo ragazzo qui. Ti sta antipatico? Un danno al mio triceracoso. Uff, scientifico Quican, elusione, dopo che un giocatore ha scelto una casa attiva che non possiede alcuna creatura in campo, rubo. Non è una creatura, è carta. Una casa che non corrisponde ad alcuna carta, sì, carta, scusami. E poi ingegnere capo Walls. Gioco combattimento raccolto, puoi prendere
in mano dal cimitero una, un robot o un, come cazzo si chiama? O una miglioria. In questo caso non ne ho neanche uno, né robot né miglioria. Meglio così. E... Allora, fatica, termino i pioni. Io archivo la prima del mazzo per il suo effetto. Io decido di riprendere l'archivio, quindi lo aggiungo in mano. Sì. Allora, due danni pari ai tuoi tratti. E ottengo un ember pari ai suoi tratti. Quindi, essendo che lui ha tre tratti. Figi, due, ottieni uno per ogni. Per ognuna di queste cose. Hai carte. Cos'è? Logos? Logos, sì. No, ce l'hai, ce l'hai. La cosa bella è che lui è uno che ha tre tratti, quindi ne ottengo tre. Ottieni l'ember. Ricerca accurata. Archiva una carta, io questa ragazzi, la metto, mettilo lì, sì, e tengo un ember, che me l'hai già messo, perfetto. Poi, io ho quel problema che se raccolgo, io tu peschi, quindi mi sa... Ti suicidi un tot di gente su di lui. Mi suiciderei, picchierei con questo qui, che prende 4 danni. Lui muore. Sì. Quindi 3 danni. Lei che ha 1. Sì. Lei l'archivio per l'effetto e archivio questa qui. Uh-huh. E poi in teoria sì, ma io comunque la non ti attacco e decido di passare il turno così. Sai? I sauriani. Legato Raptor. Attacco lui con illusione. Sì. Lo perde. Perde illusione. Sì. Esalto. Lo esalto. Posso ripristinare ed utilizzare una creatura. Utilizzo lui. Sì. Raccolgo. Sì. Quindi uno lo metto su di lui, uno lo sposto dal di qui. Sì. Posso utilizzare due mie creature amiche. Non federazione. Non federazione. Utilizzo Unita Candela e Ingegnere Capo Walls. Non federazione. Ah, una sì, una no. Una sì, una no. Uso un'altra creatura amica. Scusa. E uso un'altra creatura non federazione. Pensavo queste due. Mi scusi. Unità Candela. Unità Candela attacca lui. Moriamo entrambe. Sì. Poi l'altro uso lui. Raccolgo, uno viene spostato qua, uno viene messo su di lui. Già combattimento raccolto, posso riprendere nella mia mano una carta miglioria o robot. Unità Candela. Con questo ciccione attacco, sì. Lui, muore. Okay, muore. Recupero le mie tre ember. Sì. Lui perde la protezione. Sì. Poi quei due lì mi danno fastidio, non particolarmente in realtà. Sono ancora con questi cosi qua. Lui raccoglie questo. Sì. Esalti lui. Esalto una creatura amica. Lo ripristino, lo uso, raccolgo. Sì. Prendo uno. Sì. Posso utilizzare due creature. Usare. Raccolgo con lui. Sì. Scarto una carta dalla mia mano. Mi scoccia, ma scarto un ologrammofono. Sì. Gioco qui in mezzo, ripristino loro due, posso usarli. Li esalto entrambe? Sì, se non ricordo male. Li esalto entrambe, uso entrambe per raccogliere di nuovo. Altri due. Check. Di quanto? 6, esattamente 6, okay. Credo. Faccio la forza alla chiave, gioco ombre e faccio marca il coltello. Grazie. Che ha l'effetto che posso usarlo. Lo puoi usare come se appartenesse alla casa attiva. Gioco il passaporto d'ossa, che è un artefatto. Catturo uno, attivo il maglio per farti scartare una carta. E poi con questi due ti attacco in provocazione. Passi così? Sì. Forgia? Sì. Aspetta. Ok. 4, 5 e 6. Questa è qua. Copro. Logos. Per prima cosa aggiungo protezioni di nuovo ad Occhio il Patrizio. Quasiride, guardo tre carte dalla cima del mio mazzo, ne aggiungo una alla mia mano e scarto le altre. Poi vapori di Tautau, esco due carte e archivo una carta. Uso un artefatto avversario come se fosse mio. In questo caso utilizzo il passepartout d'osso e ti catturo, queste sono le tue, sì, sì, sì. Sopra. Ti catturo questa su ingegnere. Mm-hmm. E io faccio una roba. Sì. Unità candela. Raccolgo, scarto una carta, aggiungo questa, check, termino. In prima tappa gioco Sanctum e riprendo l'archivio. Quindi
Sì. Allora, le tue chiavi costano più 2 se non controlli creature diverse in campo. Gioco questo, è il mercante. Se tu raccogli e mi cedi un tuo artefatto, mi rubi 2. Cioè ti cedo 2. È importante in questo caso perché altrimenti, perché questo effetto qua non proca con Odo a chi patria. Esatto. Faccio il suo effetto. Azione, a chi fai un danno? Lei, così muore, e mi dai la tua ambra. Più ne genero una io per l'effetto. Lui che diventa grosso, più direttamente in fondo. E gioco l'altro artefatto. Azione, i danni che prenderebbe diventano 0. Neppure. Stanè, forgio. Ok. E anche la seconda è girata. Gioco Sauriani. Sì. Diplomazia. Per il resto del turno le mie creature ottengono pre-combattimento. Sì, si esaltano. Questa la scarto perché spaccherebbe ogni creatura di... Si chiama Meteora Indesiderata, distrugge ogni creatura dinosauro e ogni creatura con forza 6 o superiore. In questo caso gli spaccherei 2 creature e mi sopravviverebbe anche Odoak. Però mi tiro un po' il culo fanno perché comunque non posso raccogliere, quindi... Legato. Sì. Questo Reiata. Uh-huh. Utilizzo questo. Sì. Spirale dorata su unità candela. Sì. Ah, Yarta non l'abbiamo ancora visto. Cioè, legato Raptor è quello di prima, cioè è sempre quello che è in campo. Questo Yarta, illusione raccolto, puoi esaltare questo Yarta, se lo fai ottieni uno in più. Candela, usa la sua azione, ripeti la cattura 1. Termino. Ok. Dichiaro ombre e attivo. Questa che faccio tutte e quante le creature un danno. Ci elimina questo. E attivo l'ombre. Poi? Allora, con lui ti faccio un'azione a Basilide. Così ottengo uno. Cattura una tua ember, la metto su di lui. Poi scarto una carta. Scarti una carta casuale. Peccato, infermiere sotto, curavo di danni. Sì. E poi gioco questa carta, scarti uno e io pesco uno. Unità stellare di staminchia, recupero l'archivio. Sì. Allora, gioco flusso di quintrini. Scelgo una creatura amica e una creatura nemica. Distruggo tutte le creature scelte e ogni creatura con la stessa forza. Ok. Io scelgo lui e lui. Quindi dobbiamo uccidere tutte tutti quelli con 3 e tutti quelli con 7. Quindi loro due. Sì. Lui, lui e Mark. Bella, bella, bella. Poi, con lui i miei effetti di gioco si attivano per 2. Sì. Le tue chiavi costano più 4. Allora, tecnico dei sensori Garcia, gioco combattimento raccolto, le chiavi costano più 2 durante il prossimo turno del tuo avversario e ufficiale scientifico Morpheus 2-1, dopo che si è attivato un effetto gioco, attivo un'altra volta. Non sono ancora in check. Allora, io riattivo. Cerca bus, si alzi. Bus. Ricerca curata. Poi, dichiaro logo, scusate. Poi gioco chip di memoria, che quando dichiaro logo attiva una carta. Il dottore... Sto cazzo. Quando muore, qua in cima. Grazie al capo. Sì. Espion. E... Sposta i segnali in più due. Sì. Più facile. Ecco, scusi. Ah, hai giocato prima Espion, sì, e poi l'altro. Okay. E sono di nuovo in gioco. Logos. Sì. Usa un artefatto di un avversario come se fosse tu. Uso quello. Quindi la tua creatura, quella che scegli, non prenderà danno. Guarda. La mia unità candela, questo turno non piglia danno. Sì. Unità candela. Attacca. Lui. Non muore, non piglia danno, non muore. Attivo questo per Odoak. Il patrizio, cioè lo proteggo, che non si sa mai che tu decida di uccidermelo. Prende però quanto? Cosa prende? Prende 5. Aspetta, muore. Ah, ok, ok. Attaccami con questo. Ah, ok, ok. Ora muore. Quindi li puoi raccogliere. Ora posso raccogliere, finalmente. Vediamo se in mano c'ho qualche altra carta. Ah, giusto, gioco. Legame antisismico, azione, scegli una casa durante il prossimo turno del tuo avversario, le creature della casa scelta non possono essere usate per raccogliere. Quindi devo archivare la prima per il suo effetto. Sì. E per l'altro? Per l'altro devo archivare quella della mano. Archiverei lei. Allora. Scuole. Lei non le piace forgiare, eh? Allora, intanto facciamo una cosa. Io raccoglierei e raccoglierei. Pesco 2. Vai, peschi.
Prima tappa. Gioco lo squalo. Quindi, devo spaccare una tua e una mia. Quindi, io spaccherei lei. Legato. E spaccati una tua. Una mia, mi spacco questa. Ok, giro la prima del mazzo. Se la prima è un coso, non ripeto l'effetto. Non ripeto l'effetto. Tanto per cambiare. Prende anche più due punti. Poi gioco il ricercatore e archivo la prima del mazzo o la prima dell'intero. Ah, poi mi puoi chiedere anche lui. Poi dico vai. Allora, gioco federazione sempre. Sì. Raccolgo uno. Sì. Raccolgo due. E raccolgo tre. Quindi, le stavo guardando se c'è qualcosa che mi dà in culo. Lui. Poi ufficiale. Ah, giusto. Ho spostato anche queste due qua. Check. Hai vinto te. Complimenti signor Jack, ha vinto lei stavolta.